Buongiorno a tutti, io sono Mariangela e sono una comunicatrice scientifica delle nuvole. Oggi vorrei realizzare uno strumento, un microscopio, che ci permetta di vedere cosa si nasconde nell'acqua stagnante, di vedere le cellule di una cipolla o le architetture di un'ala di un moscerino. I microscopi infatti ingrandiscono, questo perché voi dotati di una vista normale a 25 cm di distanza riuscite a discriminare due punti diversi se tra questi passa una distanza superiore allo 0,1 mm. A distanze inferiori il vostro occhio percepisce questi due punti come uno solo. Questo si chiama potere risolutivo dell'occhio umano e i microscopi hanno la funzione di aumentare questo potere anche di 500 volte. Qui ho l'immagine di un microscopio ottico, così chiamato per il sistema di lenti che lo compone e la presenza di una fonte luminosa. L'obiettivo ha la funzione di ingrandire il campione e l'oculare di ingrandire ciò che è stato ingrandito dall'obiettivo. Quindi, se voglio costruire un microscopio, ho bisogno di un sistema di lenti. L'oculare lo posso simulare con la fotocamera di un cellulare. L'obiettivo invece lo vado a recuperare all'interno di un puntatore laser dove trovo una piccola lente convergente che fa al caso nostro. Questa lente andrà ad essere attaccata alla fotocamera del cellulare e con una fonte luminosa il nostro microscopio è pronto. A questo punto dobbiamo preparare il campione da vedere. Su un supporto di plastica vado a prendere uno strato molto sottile di cipolla. Lo stendo su quello che sarà il vetrino portaoggetti e, facendo attenzione a stenderlo bene, e su posso andare a mettere un altro pezzetto di plastica che simula il mio vetrino coprioggetto. Ora il microscopio pronto. Accendiamo la lampada, posizioniamo il preparato sulla lampada e avvicinando il microscopio riusciremo a vedere le cellule della cipolla. Bene, una volta montata la lente al cellulare l'avete resa un microscopio. La parte complessa viene ora perché la messa a fuoco sarà manuale. Io vi consiglio di partire poggiando il cellulare a contatto con il campione e lentamente salire verso l'alto. Quello che stiamo vedendo in questo momento altro non sono che le cellule che formano l'epitelio di cipolla. Beh, a questo punto potete scattare anche delle foto. A me non resta che augurarvi buon divertimento e alla prossima. Ciao!